cammina verso il cielo la pianura, come un abbraccio vicino con i mondi. Altavilla, Altavilla, che ha incontrato in te un grande amore, non lo puoi scordare e si allontana. E gran fortuna porta una fontana, la sua acqua è maga, che è malia. Un cordiale buongiorno ai telespettatori di Paesia. Oggi ci troviamo ad Altavilla Silentina, un paese splendido, un paese bellissimo. E devo dire che per me, per noi di Paesia, è un onore immenso avere come ambasciatore in questo paese il dottor Antonio Bassi, che è il presidente della Corte di Assise di Appello di Salerno. Presidente, intanto lei è di origini altavillesi? Sì, sì. Nato, e quindi ritorna spesso poi, nel suo paese? Ritorno il sabato e la domenica, ma in estate. La casa è proprio vicina dove stiamo parlando. Quella lì è l'abitazione del dottore. Allora, presidente, sento una cosa. Lei fa una cosa particolare ogni qualvolta si reca in questo paese. Sì. Siccome è molto devoto a Sant'Antonio, la prima cosa che fa, va insomma a fare una preghierina. A salutare la statua e a fare una preghierina. E questa è una consuetudine che... Prego, prego, ci avviciniamo. È dovuta all'attaccamento della popolazione a questo santo, che ha fatto un miracolo, questo si tramanda di leggenda da padre in figlio. Nel 1171 Altavilla fu invasa da sgherri di eboli, e allora gli altavillesi che soffrivano pensarono bene di vestire il santo, che era nella chiesa che non avete visto ancora, di vestirlo e di mettere sui muri di cinta. Allora il capo di questi sgherri disse: tra poco a questo mezzo cristiano che si deve San Antonio lo colpiamo con il cannone, e mise il cannone per sparare. Sì. Il cannone, dice la leggenda, scoppiò, esplose in 13 pezzi che sono conservati ancora in Sant'Antonio. Lei sa un sacco di cose. No, sa un sacco di cose. Allora, però adesso c'è un momento molto delicato, molto importante. Sì. Pensi che lei adesso riceverà, ed è giusto che sia così, le chiavi del paese di Altavilla Silentina. Vediamo già Giacomo Giuliano, il sindaco, e i vigili in alta uniforme. Qual è l'emozione che sente un magistrato in occasioni come queste? Non sono un magistrato, sono un cittadino. Perché come magistrato siamo meno emozionati. Persona straordinaria. Cittadino, sono molto emozionato. Di un'umiltà incredibile. Allora, buongiorno sindaco, buongiorno Giacomo, buongiorno a tutti. Il microfono a te. Guarda che bel ambasciatore ti ho portato. Personaggio veramente di una cordialità e soprattutto un eminente personaggio, e credo che sia veramente un onore oggi avere il presidente qui con noi, presidente Bassi, e soprattutto il sindaco Antonio Di Feo, che fa gli onori di casa come al solito con una bella chiave. Sindaco, parliamo innanzitutto di questo incontro. È con enorme piacere che stamattina consegniamo le chiavi del nostro paese a una gloria, a un nostro cittadino che ci onora ed è riferimento morale non soltanto dell'amministrazione ma di tutti i cittadini di Altavilla. Con un poco di commozione che io ho il piacere di consegnare le chiavi ad Antonio Bassi. Ecco, facciamo questo momento da cerimoniale, mentre ci sono tutti i particolari della vera cerimonia che noi immortaliamo come al solito. In qualche modo ho infiocchettato la chiave con i colori del nostro comune, che sono il verde e il rosso. Bene. Un applauso della popolazione di Altavilla per questo inizio di trasmissione. Che cosa possiamo dire? Posso dire che con questa chiave vorrei aprire tutto il cuore, ogni cuore dei miei cittadini. Grazie. Dal primo all'ultimo ringraziarle per l'affetto che hanno per me e che io per loro. Lei, soprattutto il sindaco, l'amministrazione. Ha ricoperto tante cariche, ma da oggi anche ambasciatore. Complimenti, presidente. Questa forse è la più bella che ho avuto. Grazie, grazie. Sindaco, io credo che con questo momento particolare, qua ci sono praticamente tutta l'amministrazione, ci sono le forze dell'ordine, noi ringraziamo tutti anche per questo momento così aggregante. Però presentiamo Altavilla, così lo facciamo sempre ad inizio trasmissione. Che cosa può dire il sindaco del suo paese, cercando di farci capire un po' tutti gli aspetti di Altavilla? Silentino. Siamo per entrare, adesso entreremo nel cuore di Altavilla, nel centro storico di Altavilla. Ma voi stessi già da stamattina state in giro sul territorio comunale, avete avuto già modo, saranno le immagini a parlare di Altavilla, di questa realtà che è agricola,
che è anche industriale, perché passando avete visto qualche insediamento metalmeccanico e anche altro. Niente, Altavilla è un posto da visitare non per il piacere di incontrare gente nuova, ma per vedere l'animosità, la partecipazione alla vita comunale, alla vita comunitaria che la gente di Altavilla anche questa volta ha manifestato. Noi temevamo il tempo, temevamo quello di cui non avevamo paura, era della partecipazione dei cittadini, ed è quello che vogliamo trasmettere all'esterno, il senso della comunità. Grazie a Dio anche una bella giornata, tutto quello che riguarda una festa realmente, e Paesia è questo, un po' una festa. Noi lo facciamo sempre con un ambasciatore all'inizio e alla fine con un girotondo. Ci hanno rubato anche l'idea del girotondo, è diventato un fatto politico. Noi l'avevamo lanciato come un fatto aggregante, semplicemente simbolico. Cosa pensa di questo il nostro ambasciatore? Pensa che i girotondi sono belli quelli che si fanno per la pace, non quelli per le polemiche. Lo faremo. Quindi è bello il nostro girotondo, rimarrà che si fa per la pace, per rimarrà l'allegria. Quello doc davvero, come i prodotti doc, come i prodotti anche di Altavilla, perché Altavilla è vocazione anche industriale, ma soprattutto agricola e di allevamento bufalino. Certo. Altavilla è conosciuta un poco come la collina degli ulivi, ma oggi anche il paese della mozzarella, della buona mozzarella. Voi avete già visitato e sicuramente farete vedere cosa produciamo, cosa sono in grado gli altavillesi di produrre, cosa sono in grado di dare sul mercato, la bontà, l'onestà delle cose. E questa è la cosa che ci fa onore. Ecco, noi guardando questo profilo e questo primo piano di questi personaggi, io mi sento veramente protetto. Lanciamo così la cartolina di Guido Carione che ci presenta il paese in tutti i suoi aspetti. Le schede di Paesia. Nome del paese: Altavilla Silentina. Altitudine 300 metri sul livello del mare. Come si raggiunge? Da nord, uscita autostrada A3 Eboli. Da sud, uscita autostrada A3 Campagna. Nome degli abitanti: altavillesi. Toponimo: è tradizione attribuire l'origine del toponimo alla casata normanna degli Hauteville, sorto nel 1000 d.C. Personaggi illustri: Antonio Bassi, presidente Corte d'Assise d'Appello di Salerno, Renato Aimone, docente letteratura Università di Salerno, Arnaldo Di Matteo, poeta e scrittore. Lo stemma del paese: tre torri sormontate da tre stelle in campo azzurro. Frazioni: Borgo Cariglia, Cerrelli. Il santo patrono, Sant'Egidio, si festeggia il 1 settembre. Distante da Salerno 48 km. Paesi confinanti: a nord Serre, a sud Albanella, ad est Postiglione, Controne, ad ovest Serre. Fauna: merlo, fagiano, lontra. Flora: macchia mediterranea, uliveti. Autorità: sindaco dottor Antonio Di Feo. Parroci: don Calogero Brancato, don Nunzio Cerone, don Raffaele Vigilante. Abitanti: 6.753, di cui 3.305 maschi e 3.448 femmine. Abitanti: stato civile 2001, nati 86, morti 67, matrimoni 54. Cognomi più diffusi: Cembalo, Carrozza, Cennamo, Di Matteo, Di Masi, Guerra. Nomi più diffusi: Antonio, Giuseppe, Maria, Antonietta. Soprannomi locali più curiosi: Telemache, Pegnatone. Prodotti tipici: mozzarelle di bufala, olio di oliva, melone. Piatti tipici: triddi, cavatielli, muglietieddi, ciaoledda, lagane ciciri, sfrigonzolo. Curiosità: nella chiesa di San Biagio è conservata la reliquia dell'intero corpo di San Germano. Altra curiosità: il romanzo Il Balordo di Piero Chiara è stato ambientato ad Altavilla Silentina. Il proverbio del paese, in dialetto con relativa traduzione: ciendo niente, acceretto ciuccio, ovvero cento niente, uccisero l'asino. Le misse, le ragazze più belle, Carmen Iorio, Veronica Addis. Le migliori forchette, ragionier Carmine Rizzo, Enzo Di Matteo. Il primo nato del 2002, Luigi Vairo, nato l'8 gennaio. Il più anziano, Rosario Di Matteo, di anni 98. Il più alto, Mirko Paruolo, altezza 2,5 m. Gli sportivi più famosi: Umberto D'Andretta, arbitro interregionale. Adriano Liberti, calciatore. Michele Laurino, atletica leggera, partecipazione alla maratona di New York. Il più simpatico, Gerardo Broccoli, motivazione, ironico, allegro, ha sempre la battuta pronta. La coppia più longeva sentimentalmente: Aniello Mazzeo, Dora Belmonte, sposati dal 15 dicembre 1937. Coordinatori e jolly della trasmissione: Giancarlo Peduto e Ferdinando Giuliano.
Arti e mestieri, muratore, coltivatore diretto, stagnino, restauratore, ciabattino. Principali manifestazioni, festività di Sant'Antonio 13 giugno, atmosfera natalizia, prima decade di dicembre, festival dei mini e grandi artisti, prima decade di agosto, organizzato dal maestro Francesco Saponara, presidente dell'associazione Scaccia Pensieri. Ecco, si chiama Piazza Castello per il popolo, anche se c'è un nome che si chiama Piazza Umberto I. Siamo nel centro storico di Altavilla Silentina, sempre con il sindaco Antonio Di Feo. Questa è la banda, ma ce ne sono due di bande. Questa, c'è una delle nostre, questa è una delle nostre bande. Abbiamo due bande, la seconda era impegnata in una manifestazione religiosa in un paese vicino. Cercherà di non far mancare la sua presenza e la partecipazione. Ma c'è rivalità? No. Un poco di rivalità, questa è tradizione, appartiene alle cose altavillesi. L'antagonismo porta bene anche alla musica, perché la musica è proprio sinergia. E noi vediamo che in questo paese c'è tanta arte, no? Vero, dottore? Sì. Non a caso, sì, proprio qui, sì. Per esempio, uno degli artisti di Altavilla è un grande cantante, Angelo Grey. Buonasera, ecco, buongiorno. Siamo qui per presentare anche un disco, mi pare. Sì. Eccolo qui, Angelo Grey, un amico in più. Chi è questo amico? Secondo me è il dottor Bassi, da sì, oggi. Sì, sì, volevo, è un omaggio che avrei voluto fare a tutti gli amici di Altavilla, perché chi mi conosce sa benissimo quanto amore ho per questo paese io. Ad ogni modo, non potendo farlo a tutti gli amici di Altavilla, è un omaggio che faccio all'ambasciatore. All'ambasciatore, oggi impersonato in questa figura, e quindi anche su questo direi un applauso, perché tutta l'arte di Altavilla. Qui c'è un energumeno, un personaggio che ogni tanto vediamo, è una sorta compare. È una sorta di cicerone che arriva, dopo ci farei qualcosa. Sì, sicuramente, se c'è il tempo, se c'è il tempo lo faremo. Vediamo di coinvolgere anche Luciano Paraggio, grande attore, ma soprattutto uno dei personaggi. Abbiamo consiglieri che vediamo più tardi, che sono i nostri ciceroni, il presidente del consiglio comunale, il vice sindaco, signor Peduto, lei. Complimenti per la memoria. Abbiamo anche il nostro Giardullo, Enzo Giardullo, vice sindaco. Sono un po' tutti qui, l'amministrazione è tutta, è un'amministrazione dall'appartenenza, e questa è la cosa che ci fa enormemente piacere. Qua c'è il consiglio comunale, non c'è maggioranza, minoranza, c'è il consiglio comunale. Tutti per il girotondo dopo, perché tutti per il girotondo, tutti realmente tutti per il girotondo più tardi. Io penso che con queste ragazze, nomi al volo? Emilia, Antonella. Ecco, voi vi chiamate? Manuela, Chiara. Vai la linea Guido Carione, vai. La guida a video. Fallo tu. La linea Guido Carione. Ok, così va bene. Però va benissimo lo stesso, un applauso, ci vediamo più tardi. Grazie Giacomo, e grazie anche per la complicità delle ragazze che mi hanno anche in qualche modo salutato. Allora, c'è un personaggio importante di Altavilla Silentina che si chiama come? Me lo dici questo personaggio, come si chiama? Angelo Gargano. Chiamato Massaro. Praticamente questo personaggio, senza avere nessun titolo di studio, addirittura ha frequentato soltanto un giorno, è andato soltanto un giorno a scuola. Questo personaggio a un certo punto ha cominciato ad avere questa grande passione per la scrittura, e ha scritto delle poesie, dei versi. E noi vogliamo sapere qualcosa di più su questo personaggio. La Proloco si è interessata di questo, e i ragazzi della scuola media hanno ripreso questo lavoro. Allora, tu ti chiami? Gianluigi, fammi capire qualcosa su questo personaggio. Allora, ha fatto solo un giorno di scuola, perché non gli piaceva molto andare a scuola, però aveva un'intelligenza tale che, anche se non riusciva a scrivere, i versi erano trascritti da altre persone. Lui, quando passava per la strada, gli veniva sempre qualche idea e altri versi. Allora, noi però cominciamo a fare una sorta di viaggio in questi vicoli straordinari e bellissimi, perché troviamo ancora altre sorprese. Andiamo a vedere. Via Municipio, ma guarda chi incontro in questa bottega. Il signor... Morra Francesco. Signor Francesco, buongiorno. Buongiorno, come sta? Buongiorno. Che sta facendo lei qua? Tutto lavoro a mano, vedi, tutto lavoro che faccio io. Fa tutto lei? Tutto io. Ma lei è un artista? Sono un artista, sì. E qual è il pezzo che più le dà soddisfazione tra quelli che ha fatto? Che ha costruito? Quasi tutto, dipende uno, il piacere che vuole comprare. E questo strumento che hai in mano, come si chiama? Che ballacca, un trick all'ariola, fegato fritto con baccalà. Grazie. Ecco, intanto incontriamo delle belle ragazze che fanno finta di nulla, ma loro intanto stanno ricamando, stanno facendo dei bellissimi lavori. Questa fanciulla come si chiama?
Rosanna. Rosanna, che stai facendo? Sto facendo un punto pieno con i bughini. È una cosa che fai spesso, è una tua passione? È una mia, è una cosa che ampi perché me l'ha imparato da la buona neve della mia nonna e mi piace e continuo sempre così. Le tradizioni continuano ad Altavilla Silentina, vediamo invece quest'altra ragazza, scusa se sono passato davanti a te, tu ti chiami? Anna Maria. Anna Maria, tu che stai facendo? Io faccio un pizzo per asciugamano. Per chi sarà, a chi lo darai poi dopo? Questo è per me, perché ho visto su un giornale, mi è piaciuto e quindi l'ho messo... Quindi voi vi mettete in strada il giorno e fate queste cose, sì, bello, ma che sensazione straordinaria. Poi però dalle giovani leve andiamo alle persone che invece hanno una sorta di, come dire, di memoria storica anche per quanto riguarda la lavorazione. Questa signora come si chiama? Elisabetta. Signora Elisabetta, lei che sta facendo? Io sto facendo un grembiule all'uncinetto. Io ho notato che le ragazze copiano, ma è giusto, si può fare? Sì, si può fare. Debbono copiare. Sì, grazie, buon lavoro. Lucia, le scarpe vanno riparate quando si guastano, è inutile che tu stai a chiederti il ciabattino che ci fa qui in strada. Che può fare il ciabattino? No, spiegami. Date che oggi sono merce rare questi ciabattine, oggi fanno merce di antiquariato. Lucia ha pure un nome nobile, Manfredo. Ah, Manfredo, un grande condottiero. Luciano Paraggio, sì. Allora ci vuoi leggere qualche cosa? Qui non manca occasione, perché per questi vicoli di Altavilla sono disseminati in ogni angolo qui queste bellissime, questi bellissimi sonetti del Massaro, che sono uno spaccato di vita cilentana, di saggezza e di sentimenti, insomma, della... Ciò che manca a noi, no? La saggezza... Ciò che oggi manca, insomma, sono attimi di riflessione molto intensi. Bene. Ce n'è appunto uno qua. In questo angolo che ve la leggo, vai. Oi cara bella, fammelo piacere, casaccio certo che me lo puoi fare, vieni da corca con mica musera, cagrai a sera venghi a sta cubuia, e se tu me lo fai questo piacere, rifresca l'anima delle morte tuoi, se a chi sto mondo tu ne fai re bene, all'auto mondo pure te ne trova. Hai letto benissimo, da attore consumato quale sei, molto consumato, vero? Non mi dovrei consumare un po'. Consumiamoci, allora, Luciano, tu continua a venire con me, adesso dobbiamo dare la linea alla pubblicità e vorrei che tu con un'edizione veramente impostata dicessi... Va bene. No, ma si deve capire quello che dici però. Va bene, pubblicità. Ecco, noi siamo in un vicolo di quelli straordinari ad Altavilla Silentina, perché Altavilla, a parte Guido Carione, è un posto straordinario dove in ogni angolo c'è musica e loro suonano così. Credete che abbiano organizzato questo per noi? Assolutamente no. Simigliuccio e Masso Alberto fanno questo normalmente. Ogni tanto si dilettano a fare questi pezzi e guardate che duo, al violino Masso Alberto e Simigliuccio così, fa sentire queste melodie. Capita anche che le signore del posto, come la signora, lei si chiama? Anna Verrone. Alla signora Anna, che si fa una bella ballata con qualcuno. Non le dia retta, signora. Gli è capitato Guido Carione oggi, vabbè, succede anche questo. Ecco, così. Dissolviamo un attimo solo per far dire a questo signore, quando suonano gli artisti non devono essere disturbati, però da quanto tempo lei suona? E non posso, se suona... No? Lo so, dissolviamo un attimo. Da quando ero giovanotto, quando avevo 15 anni, 16 anni. E sempre con Simigliuccio? Sempre con Simigliuccio abbiamo suonato. Sempre insieme. È un duo storico. Quante serenate, quante feste, sempre, quante... Allora si portavano molte serenate, tutte le sere serenate, sabato sera specialmente. Sempre quindi, in questo sempre, vicolo, ogni tanto vi riunite e fate questi passaggi. Allora, oggi non si fa più perché oggi è tutta un'altra cosa. Lo faccio ancora, riprendete a suonare questa, la serenata dice Simigliuccio, continuate pure, perché basta girare un angolo, vieni Carmine,
perché basta girare un angolo e da queste parti chi scoviamo? Voi pensate, la telecamera non lo sa, nessuno lo sa, però a un certo punto qui troviamo, me l'hanno già detto, il signor Arturo. Arturo, sì. Arturo, che naturalmente canta, sì, canta in un sì. angolino di un vicolo come questo. E ogni tanto si diletta, cioè qualcuno passa per Altavilla, sente il signor Arturo che canta, dice, che succede? Arturo canta. Canta, oggi. Sì. E quindi poi cantiamo la canzone Sottolella, che fu fatta nel 1956. Qui ad Altavilla? Ad Altavilla, ispirata, sì. Ispirata, esatto. Chi è il vostro... Gianluca. Gianluca, ecco. Quindi partiamo, facciamo un po' di pezzi anche qui. Se Guido vuol ballare di nuovo non è un problema. Posso ballare io Guido? Si propone anche il nostro Luciano Paraggio, prego. Strutto lilla storte sporca che so tu nascuna quando esce Anna Maria che lo vica fa incanta e o solo non cammina potevore parla e a luna capa spia potevore passa sa sottolella, ah com'è bella, sa pigliolella che rarità, si occhio nera sta bocca bella, e fra la stella sta fa cantà. Sa sottolella, ah com'è bella, sa pigliolella che rarità, si occhio nera sta bocca bella, e fra la stella sta fa cantà. Brano altavillese splendido, bellissimo, e però dalla musica si passa anche all'artigianato con questi voli pindarici che facciamo noi. Questo qui è un lavoretto che ha fatto questo artigiano che è accanto a me, conosciuto come Manuccio. Manuccio è il nome, no? Però lei come si chiama per davvero? Il nome proprio è Di Mari Germano, praticamente. L'appellativo però è Manuccio. Manuccio, mi chiamano Manuccio per conoscere ancora la Piovasicina. Lei lavora il rame? Il rame rosso, rame bianca, per esempio, lattoniera. Insomma, e da quanto tempo si dedica a questa attività così particolare? Da parecchio tempo, da 12 anni avevo io, quindi... Dove ha imparato questo mestiere particolare? Da mio zio, stesso in Altavilla Silentina. Che le ha insegnato un po' tutto? Sì, è avviato al mestiere che poi man mano uno si perfeziona... Tutti i giorni lei viene in questa bottega, sì, e fa questi lavori, certo. che poi vengono dati alle persone che glieli chiedono o sì, no, che solo passione la sua? No, tutta è richiesta, perché questo qua è un 5 litri, è una misura locale per l'olio. Grazie signor Manuccio, è stato un piacere conoscerla, io la lascio al suo lavoro e diamo la linea a Giacomo, grazie. Ecco, siamo immersi nella natura, in un posto ameno e assolutamente tranquillo, innanzi alla famosa cappella della Madonna della Neve. E c'è tutta una storia che riguarda appunto la costruzione di questa cappella, ce ne parla il vice sindaco Enzo Giardullo. Tutto è legato a un sogno nel 1800, cosa avvenne? Sì, nel 1893 un contadino di queste zone, Antonio Di Masi, sognò una Madonna, la quale praticamente, sempre in questo sogno, lui aveva smarrito il figlio e questa Madonna glielo ritrovò, indicandogli che comunque in questa zona ci fosse una statuetta. Il 19 marzo il Di Masi, il giorno festa dei lavoratori, venne sul luogo insieme a due altri suoi conterranei e iniziarono gli scavi. Questi scavi durarono fino al 23-24 aprile e diciamo si era persa un po' nell'animo la fiducia del ritrovamento di questa statuetta. Poi il giorno 28-29 di aprile fu ritrovata una croce e questo ridiede comunque animo alla gente che vi erano accorsi. Successivamente la notizia iniziò comunque ad espandersi e il giorno 3 maggio del 1893 il Di Masi ritrovò questa statuetta, una statuetta in bronzo. Esattamente in questa grotta che
Certo, il ritrovamento fu in questa grotta, precisamente al punto massimo della grotta, dove praticamente il Di Masi ritrovò questa statuetta. Il giorno 3 alle ore 11 fu ritrovata questa statuetta, vi erano qui accorsi circa 3.000 persone. Il giorno seguente la notizia iniziò comunque ad espandersi nelle zone limitrofe e vi arrivarono circa 10.000 persone. E da lì una serie di pellegrinaggi continui negli anni, e subito dopo fu costruita la cappella. Certo, la proprietà di questo terreno era dei Di Masi, i quali la cedettero al commendator Farina, che fece il progetto, e poi nel 1906 i pellegrini che vi accorrevano con le elargizioni proprie costruirono questa cappella. Ecco, ancora oggi luogo di culto, è una cappella e soprattutto un posto sicuramente pieno di ispirazione, non solo religiosa ma anche naturalistica. Dalla chiesa Madonna della Neve, in Contrada Feo, continuiamo a parlare della frazione di Borgo Cariglia. Intanto vediamo qui i ragazzi della scuola media che stanno giocando a scacchi. Sappiamo che siete molto forti e molto bravi a giocare, me lo confermi tu? Sì. Come ti chiami? Maurizio. E lo batti sistematicamente a lui? Sì. Sei più forte? È così? È più forte di te? Oh, sì. Non è molto convinto. Facciamo un applauso a questi ragazzi, molto simpatici, visi allegri, e quindi niente, li lasciamo alla loro attività. Allora, ecco, io mi metto in mezzo a questi due signori, abbiamo un consigliere comunale, il suo nome è Carmine Rizzo, e io vorrei un attimo parlare con lei di questo antico insediamento, perché noi ci troviamo in un punto che è assolutamente antico, parliamo di insediamenti che risalgono addirittura al 1000 avanti Cristo. Sì, diciamo da alcuni testi che sono stati rilevati si è notato che Silio Italico, un poeta vissuto nella prima era dell'età volgare, è stato, con i suoi testi, ha riportato la storia di Carilla, perché prima questo antico posto si chiamava Carilla, e diciamo, ha narrato che è stata distrutta nel 208 avanti Cristo da Annibale, in quanto gli abitanti di Carilla aiutavano i romani. Volevano aiutare i romani, quindi nel 208 è stata distrutta completamente, tant'è vero che alle nostre spalle qui, diciamo anche da questi testi, si può notare che c'era un antico porto, l'Alburno, tant'è vero che di aree di scontro a queste parole sono state ritrovate alcune tombe dell'età etrusca proprio qui. Diciamo, ma ed era quello che le volevo chiedere, se esistevano appunto reperti archeologici, e lei mi conferma qualche cosa è stata trovata. Sì, almeno due o tre tombe, diciamo proprio qui in zona, si può dire, se andiamo a scavare anche sotto i nostri piedi sicuramente troveremo qualche cosa della nostra storia importante, della storia di Cariglia. Bene, noi però facciamo una sorta di passo, no? Nel tempo, un viaggio nel tempo, e ritorniamo appunto a periodi molto più recenti, 1938, qui abbiamo la memoria storica di Altavilla Silentina, Giuseppe Pipolo, che è stato tra l'altro anche amministratore comunale. È stato negli anni, dal 1938 agli anni 40, 1945 grosso modo, è stato un grosso insediamento questa zona, no? È stato veramente importante come punto di aggregazione anche sotto l'aspetto industriale. Sì, diciamo che l'atto di nascita di questa borgata può risalire al 1938, cioè con i primi insediamenti fatti in piazza Alfani, con le quattro palazzine che rappresentano forse l'unico riferimento veramente storico di questa borgata, contestualmente al tabacchificio. Tabacchificio che, diciamo, nel periodo che va dal 38, tutto l'arco dal 38 al 52-53, sembra strano, ma questo era uno dei poli industriali più importanti di tutta la valle, di tutta la piana del Sele. Tant'è vero che non solo qui lavoravano tutti gli operai del nostro comune, ma qui affluivano tutti i comuni limitrofi. C'era gente che arrivava qui da Albanella, da Rocca d'Aspide, da Eboli, da Campagna, che poi contestualmente poi era nata una grande segheria, era nata la fabbrica, diciamo, del pomodoro, insomma era un punto industriale importantissimo. Molto importante, ecco, antichi splendori e poi chiaramente tutte queste notizie molto importanti che riguardano appunto questa località. Allora io do la linea a Giacomo Giuliano, però vorrei che mentre do la linea a Giacomo, l'altro conduttore della trasmissione, voi faceste un bel applauso, molto vivo, fragoroso, forte, a te Giacomo. Sì, grazie per questo splendido applauso. Noi invece siamo incontrati a Quercia Grossa. Quercia Grossa. Quercia Grossa, proprio
qui di Altavilla, e scopriamo che Altavilla c'è anche un laboratorio di ceramica. Questa è un'attività sicuramente che ha dei precedenti antichissimi qui ad Altavilla, vero? Indubbiamente, tutta la zona pestiana lo dimostra per quanto riguarda tutti i vari reperti archeologici che sono stati trovati. Anche in località San Lorenzo sì, c'erano delle ceramiche antiche, però il signor Cleto Saponara, che razza di nome è questo? È un nome un po' particolare perché mio padre volle cambiare un po' la tradizione. Trovo questo nome il giorno 26 di aprile. Quindi... Noi ci accletiamo con lei. No, ma al di là di tutto, docente di arte della ceramica, ha intrapreso appunto questa attività e stiamo vedendo delle belle anche immagini con grandi risultati. Beh, sì, diciamo di sì, ho iniziato circa 25 anni con le bomboniere, era la cosa più opportuna per poter avere un riscontro immediato a livello economico. Ovviamente l'intenzione è quella di andare sempre oltre, quindi di fare oggettistica e nonché fare dei lavori che rientrano nell'ambito artistico. Ecco. Abbiamo anche la signora che collabora con lei, quindi la sua moglie. La moglie di un artista, ma un artista, anche lei. Sì, ho fatto il liceo artistico. Sì, no, guardiamo in telecamera. Ho fatto il liceo artistico e sono anch'io più di 20 anni che faccio questo lavoro. Ecco, bellissima questa attività, due coniugi che si divertono con la ceramica. Certo, c'è anche un altro personaggio, ma non parla, è un soggetto che è in via di così completamento. Abbiamo anche l'orologio che dice che il servizio è praticamente concluso e noi, io già vedo in una specie di monitor, sono molto carini, Carione e Carone, una specie di strano scioglilingua, vediamo perché. Grazie Giacomo, sono con Carmine Carone, prego, dottor Carmine Carone, che a differenza del mio cognome, insomma, ha qualcosa che manca, nel senso che lei non ce l'ha. Io l'ho alienata, perché per scelta di Dante, io mi trovo al settimo cerchio. Ah, va bene, questo è interessante. Allora, senta... Per sintonizzarla, lei sa un passo di Dante, Caron dimonio cornuto, non ti crucciare. La risposta sta prendendo una brutta piega, credo che è meglio che parliamo di altro. Volevo invece dire una cosa ai telespettatori che ci stanno guardando. Dunque, ci sono delle splendide realtà qui ad Altavilla Silentina. Ad esempio, questo signore si occupa della costruzione di moduli abitativi, questo è un modulo abitativo, e poi anche del ricondizionamento delle roulotte. Ricondizionamento è un termine molto tecnico e specifico che sta per ristrutturazione e ripristino dei moduli, diciamo, delle roulotte che vengono rilevate in varie parti d'Italia, anche all'estero. Nessuno avrebbe pensato che Altavilla Silentina avesse anche questo tipo di attività. Bene, io la ringrazio e le auguro buon lavoro, perché sicuramente ha bisogno di tanta energia per portare avanti tutto questo. E devo dirle una cosa, sa che il nostro Giacomo Giuliano, l'altro conduttore della trasmissione, ha scritto un libro dal titolo Chi vuole intendere, intenda, altrimenti in camper. In camper. Secondo me... E noi siamo in camper, quasi. E noi siamo in camper. Lo vuole come aiutante, visto che lui ha scritto anche questo libro sulle simmetrie linguistiche? Sicuramente, che io voglio migliorare l'immagine e quindi anche... E allora, se vuole migliorare l'immagine, Giacomo non fa per lei. A te Giacomo. Grazie Guido, sei sempre molto buono con me. Comunque, dalle roulotte passiamo invece alla frazione Cerrelli di Altavilla. E menzioniamo anche questa frazione, soprattutto siamo innanzi ad una edicola votiva con il consigliere Oreste Reina. Stiamo vedendo anche delle immagini della chiesa e di quello che riguarda un po' questo borgo, però parliamo di questa edicola votiva. Ecco, perché dedicata a San Germano e che cosa ci fa qui un'edicola votiva? Allora, questa edicola votiva ricorda l'arrivo del Corpo Santo di San Germano in Altavilla Silentina il 26 maggio del 1779. Si dice che questo corpo sia arrivato perché il cardinale Borghese di Roma, per debitarsi nei confronti di Don Giuseppe Perrotti, vicario del clero di San Biagio, propose questo Corpo Santo. Il cardinale Perrotti accettò anche in un primo momento, poi però si rese conto delle spese che bisognava affrontare per quanto riguarda la custodia, il trasporto, il vestiario, e allora girò l'offerta al clero di San Biagio. Gli altavillesi, contentissimi di tutto questo, organizzarono una grandissima festa che si protrasse
per 8 giorni. Gli altavillesi non avevano mai visto una festa così grande, così, di così lunga durata in Altavilla. Il corpo fu portato in giro per tutto il paese e addirittura si dubitava se fosse veramente un corpo santo o il corpo di uno dei tanti martiri fedeli cristiani che venivano estratti a centinaia, a migliaia dalle catacombe. Ecco, grazie, gli altavillesi non avevano mai visto una festa così grande, gli altavillesi non avevano mai visto Guido Carione. Ahimè per loro, lo stanno vedendo proprio adesso. A te Guido, a te la linea. Allora, caro Giacomo, dici bene, tu parli di feste, io mi auguro soltanto che non mi facciano la festa qui ad Altavilla, perché sarebbe una cosa assolutamente imbarazzante. Mi trovo in località Padula e questo è un posto assolutamente straordinario da un punto di vista storico, 7° secolo, qui c'è stato un insediamento assolutamente importante, 7° secolo d.C. Ne parliamo con il consigliere comunale Ferdinando Giuliano, con delega alla cultura. Allora, avete un tesoro nascosto qui ad Altavilla Silentina? Sì, un tesoro nascosto di immenso valore. Basti dire che questo insediamento è uno dei più importanti d'Europa per quanto riguarda il periodo preso in considerazione, e quindi è un tesoro che comunque va in qualche modo valorizzato ancora di più, e noi riteniamo che questo vada fatto e faremo, anche perché come si può evincere da quello che appare qui sotto i nostri occhi, c'è tanto da conservare e da valorizzare. Noi qui ci troviamo di fronte ad un ritrovamento importantissimo, in quanto ha testimoniato la presenza qui in epoca alto medievale di una cultura e di una civiltà che sembrava appunto non esistere da queste parti. I telespettatori avranno notato la presenza di un altro signore, questo signore si chiama Mario Guerra, se non sbaglio, ed è stato il primo a scoprire questo insediamento. In che anno? Nel 1968, mentre lui faceva dei lavori, normali lavori dei campi, ha trovato le prime tracce di questo insediamento. Tuttavia, già in precedenza, nel 1874, era stato rinvenuto un bassorilievo pagano, di epoca pagana, che rappresentava un banchetto. Quindi il ritrovamento del signor Mario è casuale ed è avvenuto molto, molto dopo, e da quel momento in poi c'è stato questo interessamento, per cui a un certo punto il professore Paolo Peduto dell'Università di Salerno ha preso a cuore l'iniziativa e ha proceduto a questa operazione, che va completata a nostro avviso. Sono ancora conservabili in un buon stato la fonte battesimale che stiamo vedendo nelle immagini, poi c'è questa tomba che è qui davanti a me, poi c'è questa tomba di questo bambino di 7 mesi, si è risaliti all'età del bambino facendo delle analisi sui denti, sugli incisivi, ecco, è una cosa assolutamente importante. Ma la cosa importante anche, secondo me, è che in effetti le tombe in sé per sé sono una 80ina, quelle che sono state rinvenute, a fronte della scoperta di oltre 150 scheletri, il che fa pensare che in effetti si procedeva a seppellire a più livelli le persone, soprattutto le persone di poco conto, ovviamente, perché poi sono state trovate delle tombe che sono evidentemente riferibili a personalità, insomma, persone socialmente più elevate. Io la ringrazio, adesso do la linea alla pubblicità e poi scopriremo, visto che lei parlava di scheletri, scopriremo se Giacomo Giuliano ha qualche scheletro nell'armadio, e la cosa secondo me è assolutamente possibile. Conferma? Confermano. Pubblicità. Allora, presentiamo un'altra zona di Altavilla, Cerro Cupo, piena di paesaggi, stiamo vedendo già delle immagini incredibili, più giù c'è il fiume Calore, il Portus Alburnus di memoria storica molto rilevante, e qui c'è Alessia. Alessia, dov'è tuo nonno? Portami da tuo nonno, via. Qui c'è il signor Marra, Giuseppe Marra, è lei il nonno di questa bella bambina che si chiama Alessia? Mi dicono, lei è la signora Adelina invece, ecco, mi dicono che da queste parti, lo vedo, si fa un artigianato del Vimini molto molto interessante, è vero signora Adelina? Sì, sì. È suo marito che... Sì, sì. Oh, signor Giuseppe, questi sono, che cosa sono questi qui? Questi sono vinghi che si fanno, noi li chiamiamo vinghi. Vimini, no? Vinghi, però che bello. Si fanno, si chiamano salicetta proprio, che salicetta. Nelle parti umide del fiume. E quindi lei va vicino sulle sponde del fiume Calore a raccogliere questo materiale e poi di giorno così sta qui
a fare questi canestri. E quando io tempo faccio questo lavoro qua comunque, no, da perché... pensionata, capito? Sì, vieni Alessia, vieni, prendi il tuo cestino, ecco, andiamo a raccogliere un po' di frutta nel giardino vicino. Adesso ci sarà la battuta di Guido, no Alessia, Alessia è dolcissima. Arriviamo subito, nonno Marra, nonno Giuseppe, ok, andiamo. E mentre Giacomo va per i campi accompagnato da quella bellissima bambina, io devo dire che adesso mi trovo in una realtà assolutamente interessante, zona Palagato, questo è il caseificio La Contadina, una delle risorse di Altavilla Silentina più importanti, ma una risorsa che ormai sta diventando importante veramente a livello regionale e internazionale, è un caseificio dove si produce la mozzarella di bufala, Doc. Ecco, con me c'è Donata Carrozza, che è un po' la coordinatrice, la responsabile di questo caseificio. Allora, una grande tradizione, una bella realtà. Certo, una tradizione, una realtà che inizia dal 1983 e è stata messa su da un gruppo praticamente, o perlomeno da una famiglia di allevatori bufalini, il quale si è trovato di fronte ad una realtà qual era quella di non riuscire a vendere il latte di bufala o perlomeno una svalutazione del latte di bufala. Quindi questo che cosa ha pensato di fare? Il titolare, il quale signor Di Masi Alfonso, ha pensato per l'appunto di mettere su una struttura che sicuramente all'inizio nel 1983, quando è stata tirata su, era di proporzioni minori rispetto a quella che è la realtà attuale. E ci quindi sono, di conseguenza, tra l'altro molti punti vendita, no? Sì, attualmente noi abbiamo 9 punti vendita, di cui 8 qui in Campania, uno invece in Lazio e quindi a Roma. 9 punti vendita e prossima apertura ancora e, a Corso Sempione, Milano, a Bitonto e a Castellana Grotte. Di questi 9 punti vendita attualmente che ci sono qui, che è appunto l'azienda Caseificio La Contadina dispone, attualmente 7 sono di loro proprietà, altri 2 invece sono stati impostati in franchising. In questo caseificio quante persone, quanti lavoratori ci sono? Circa 45 persone, se non mi sbaglio, sono 45 per l'appunto i dipendenti del caseificio La Contadina, quindi io lo definirei un po' il fiore all'occhiello del paese Altavilla Silentina, perché un'attività che dà spazio di lavorare a 45 persone e più, anzi, sicuramente è importante, di importanza fondamentale. Ti ringrazio Donata e diamo la linea a Giacomo. Altavilla Silentina, terra di artisti, la scultura, addirittura qua si sta pensando di creare un simposio internazionale della scultura, perché qua ci sono personaggi come Gelsomino Casula, che da queste parti che cosa fa? Gira per queste terre, anche nei vicini Alburni, si carica con dei camion, delle gru, delle grosse pietre, viene, le porta qui in questa zona e poi? E poi le studio innanzitutto la forma, perché la forma è primaria, prima di tutto per il rispetto stesso della natura, per la continuità della natura e poi dopo per dialogare un attimo con l'uomo, perché io ritengo la scultura è un mezzo molto indicativo per il dialogo e quindi diciamo è una delle forme di espressione che noi artisti in qualche modo abbiamo per dialogare diversamente anziché sulla parola, sullo scritto, cioè magari c'è la materia, sì, che in qualche modo che parla, ecco, di per sé. Ecco, questo cosa rappresenta, questi due volti al volo? Allora, questo rappresenta di fatto la fusione, cioè quindi diciamo è una delle espressioni più elevate, cioè perché si rifà al senso all'amore, cioè quindi la fusione verso l'amore, verso quella differenza che in effetti noi troviamo attraverso la donna. Io non mi sento uomo e la donna non fa altro che completare quello che in effetti è la totalità, e questo è una totalità nella sua differenza. Ecco, questo è il concetto essenziale, siamo partiti dall'amore e noi proprio per questo concludiamo questo servizio, perché abbiamo raggiunto veramente l'estasi attraverso il concetto di totalità nell'amore con artisti come Gelsomino Casula in Altavilla Silentina. Facciamo un applauso, siamo su questa splendida terrazza del Castello Normanno. Noi abbiamo sempre detto nel corso di questa trasmissione che Altavilla è importante anche per i panorami e devo dire che anche questo luogo, questo posto si presta a questo discorso. Rosanna Rizzo è un'insegnante della scuola elementare di Altavilla Silentina, la quale adesso ci fa capire e ci parla di ciò che stiamo vedendo, sono dei lavori in ceramica realizzati dai bambini della scuola elementare. Esattamente che cosa fanno questi bambini? Allora, esattamente questi bambini praticamente lavorano l'argilla grezza e la trasformano in prodotto in terracotta, poi la decorano e il prodotto successivamente viene trasformato in ceramica. C'è da dire che questa è la terza annualità
che i bambini insomma si cimentano in questo genere di attività. I prodotti sono quelli che, alcuni prodotti sono quelli che vediamo qui esposti. Questo è solamente un piccolo gruppo di bambini. Però molto rappresentativo. Beh, insomma, sicuramente è così. Però penso che cosa si provi a manipolare la argilla, a lavorarla, penso che siano i bambini a doverlo dire. Sicuramente, allora io intanto la ringrazio e mi avvicino a dei bambini. Dovete sapere, cari amici, che quando si fanno questi tipi di lavori può scoccare anche la scintilla del sentimento, dell'amore, ma perché non innamorarsi? Di chi sei innamorata tu? Chiami. Dai, fai. Ma come non lo posso dire? Tu chiami, scusa. Non lo posso dire. Quindi se... non lo può dire lei, non lo può dire lui. Sono innamorati. Datevi un bacino. No. No, non si fanno queste cose. Allora, è un lavoro difficile quello che state facendo? Un po'. E tu, che cosa ne pensi? Sì, anche io, è un po' difficile. È un po' difficile, però ci mettono tutta la loro arte e tutto il loro impegno e tutto il loro entusiasmo. Bene, grazie bambini, facciamo un applauso a voi e diamo la linea a Giacomo Giuliano. Siamo con Oreste Mottola, giornalista, che ringraziamo per essere uno dei nostri ciceroni della trasmissione, all'interno della cripta della chiesa di San Biagio, dove alle spalle vediamo le reliquie di San Germano, del corpo di San Germano. E devo dire che qui ad Altavilla c'è Sant'Egidio che è protettore, abbiamo la chiesa di San Biagio, San Germano, però poi alla fine il più venerato dei santi è Sant'Antonio. C'è un po' un proliferare di culti che in questi paesi, come spesso avviene, insomma, si portano avanti nel tempo con sovrapposizioni di culti, appunto. Basti pensare che nell'Ottocento tra chiese e prebende c'erano ben 35 luoghi di culto ad Altavilla. Questo fa pensare che c'è una religiosità molto forte che viene da lontano nella storia. Ecco, c'era anche un convento molto importante, cioè tuttora insomma si vede il convento di San Francesco. Sì, parecchi conventi, ce n'era uno anche dei padri Cruciferi che sta al posto dell'attuale municipio. Parliamo di questa chiesa, San Biagio, di che origine? È già menzionato in documenti del 1300, è importante anche perché si guarda con la chiesa del Granato. È un po' l'ultima delle grandi chiese di Altavilla Sentina insieme con Sant'Antonino e Sant'Egidio. È importante per questo fatto che conserva questa reliquia di San Germano qui da più di due secoli. Ecco, stiamo vedendo anche queste immagini davanti alla chiesa, di panorami straordinari. Tra l'altro Altavilla è un paese dei panorami, no? Sì. Da qui, dalla chiesa di San Biagio, si può vedere da Rocca d'Aspide fino a Campagna come estensione di panorami. Abbiamo fatto un excursus storico insieme al preziosissimo Oreste Mottola, diamo la linea a Guido che si trova in un altro punto di questo straordinario paese che è Altavilla Sentina. Devo dire che Altavilla Silentina non smette di sorprenderci, hanno organizzato tantissime cose, veramente noi non riusciamo a stare dietro a questi giovani, a questi signori, insomma, veramente una cosa straordinaria. E adesso in questo castello normanno bellissimo noi troviamo una serie di prodotti tipici, una tavolata ricchissima di prodotti. Cominciamo incontrando nuovamente una ragazza che abbiamo incontrato nel corso, che abbiamo visto nel corso della trasmissione. Parliamo un attimo di queste mozzarelle, di questi prodotti che si rifanno appunto alla contadina. Sì, perfetto. Cominciamo dai prodotti freschi, quali sono la ricotta, vediamo la mozzarella, i bocconcini, la treccia nella sua pezzatura più grande da 1,5 kg, poi abbiamo la treccia da 0,5 kg e la versana. Poi ancora abbiamo il burro, poi invece abbiamo i prodotti secchi, quali sono i caciocavalli, nelle sue varietà di caciocavallo affumicato e caciocavallo bianco. Questo, diciamo, sono i prodotti salienti che produce il caseificio La Contadina, anche se il nostro piatto forte è sicuramente la mozzarella, che in effetti ci fa ottenere questo grosso successo e questa nostra predominanza su tutto il territorio. Grazie, mozzarella di bufala, ringraziamo Donata. E dopo 1 chilometro di cammino, perché è una tavolata che non finisce mai, finalmente raggiungo un'altra postazione interessante, riuscirò a passare in questo angusto spazio. Allora, ci sono delle persone, delle signore che stanno lavorando la pasta fatta in casa. Il suo nome? Gabriella. E lei invece si chiama? Aminta. Allora, incontriamo la signora Irene, la quale adesso ci parlerà velocemente di tutto ciò che vediamo su queste tavole. Io devo farvi intanto i complimenti, veramente avete fatto dei capolavori assoluti. Questi sono dei prodotti tipici di Altavilla. Sì, in questo caso sono prodotti tipici pasquali. Sono i calzoni, questi qua rustici e dolci.
Questo qua è il classico pizzicocco, che si chiama ad Altavilla. Non pizzicotto, pizzicocco. Pizzicocco. Ecco, perché uno subito ci prova e dice ti faccio uno pizzicotto così, no, non è la stessa cosa, non si questo fa. Questo invece è il tortano con le... con la sugna di maiale. Sì, un po' pesantuccio, o sbaglio? Sì, però. Però quando uno ha fame, tipo Carmine Marano... Queste sono invece delle conserve, questa è zucca gialla, sì. Melanzane. Questo invece è un qualcosa che credo che non si trovi più. Che come si chiama? Gelatina è di carne di maiale, soprattutto viene fatto con la testa della carne di maiale. Ah, devo dire che nei nostri viaggi itineranti non abbiamo mai incontrato questo tipo di piatto tipico. Qui andiamo, insomma, sui cereali anche, no? Sì. Allora, questo è un fagioli, questa qua è la stufato di verza, sempre con carne di maiale, frittate di asparagi, queste qua sono cotiche, sì. Con fagioli sempre. Questo invece è anche un qualcosa che credo che non si faccia molto più, si chiama acecciola. Cecciola? Cecciola, sì, si fa soprattutto il 1° maggio come tradizione. È un piatto benaugurante, si dava anche agli animali per la produzione, per la fertilità, eccetera. Perfetto, questa è un'altra tradizione importante. Questa invece è la pappa. La pappa? Pappa. Oh, proprio nel gergo altavillese pappa. Fantastico. Che sarebbe del pane duro, raffermo, che di solito... qualcuno magari non utilizzava, lo buttava, invece si faceva nei periodi chiaramente più poveri. Diciamo che non si deve buttare mai nulla, soprattutto il cibo veramente è qualcosa che va sempre consumato, soprattutto se preparato poi con mani sapienti e laboriose come le vostre. E qui andiamo nel settore un po' primi piatti, ma anche formaggio, eccetera, eccetera. Formaggio di capra, sia secco che fresco. Poi questi sono i triddi. Triddi? Triddi. Sì, che viene fatto sempre con l'osso di prosciutto di maiale. Bene, ancora bollito. Primi piatti, ravioli. Sì, palmarielli. Si palmarielli, questi qua con asparagi. Con asparagi. Sì. I fusilli. Poi ecco, e poi questo è il reparto, diciamo, dedicato ai dolci. Intanto vediamo una bellissima torta con... Che rappresenta lo stemma di Altavilla. Ecco, c'è scritto città di Altavilla, certo. Silentina. Lo stemma con le tre torri, che è lo stemma appunto di Altavilla. E poi chiaramente vediamo taralli, certo. Zeppole. Truffoli, zeppoli, morzolletti. Questo sì. Si chiama il morzolletti. Morzolletti, va bene. E poi c'è un qualche cosa che volevo fare evidenziare, che è quella là, che è una torta che purtroppo abbiamo dovuto... Questa anguria? Esatto, abbiamo dovuto di che realizzare... Fatta? Come torta per ricordare la tradizione dei meloni di Altavilla. Sì, infatti c'è una grande tradizione. Esatto, e così abbiamo voluto rappresentare... Io direi di farvi un applauso perché siete stati straordinari e veramente il vostro impegno va premiato. Grazie a tutte le ragazze, le signore che hanno preparato tutti questi piatti. Io vorrei che queste fanciulle dicessero linea Giacomo Giuliano, tutte in coro. Linea Giacomo Giuliano. Grazie signorine. Grazie Guido, come al solito tu alla gastronomia. Io invece cerco di parlare di questo castello, di questo castello di Altavilla. Ne parliamo subito con il professor Rosario Messone, autore di questo libro, La congiura antispagnola. Ma qui c'è stata una battaglia famosa intorno al 1500. Sì, nel 1553, precisamente il giorno 20 luglio, ci fu una battaglia, o perlomeno... una scaramuccia, com'è, perché il numero delle persone non era numeroso, tra i foragidos di Altavilla, o perlomeno i fuoriusciti, gli esuli come si dicono, e quelli della terra di Altavilla. I foragidos, quindi, come già ho detto, erano dei fuoriusciti, mentre quelli della terra di Altavilla, allora preciso che il termine comune ancora non era noto dalle nostre parti, e questi paesi venivano detti terra. E in quel periodo Altavilla faceva circa 3.000 abitanti, quindi era un paese abbastanza importante per le nostre zone. Lo è tuttora, sì. Ma io vorrei un attimo spostarmi però in un momento, ecco, un tantino più spirituale, perché in ogni paese ci sono dei punti di riferimento. Abbiamo parlato della grande tradizione religiosa di Altavilla e i punti di riferimento sono i padri vocazionisti qui. Padri vocazionisti che noi intervistiamo perché stanno portando ad Altavilla il recupero delle nuove leve in qualche maniera, vero Don Salvatore? Sì, sì. Saranno missionari che andranno nelle nazioni da cui vengono a noi per formarsi, a ricevere gli studi, la formazione morale e religiosa e la preparazione alla missione apostolica della santificazione universale. E questo è il carisma di Don Giustino. Don Giustino, che è un punto di riferimento vostro nell'ambito della vostra, del vostro ordine, della vostra congregazione. Maestro e santo già dichiarato dalla Chiesa venerabile. Lo stesso momento in cui è stato dichiarato Padre Pio. Facciamo un applauso ai padri vocazionisti di Altavilla, come per dire
che da una fase spirituale così, è questa la vita, Don Salvatore, possiamo anche far scendere la musica più allegra, quella fatta di popolarità e fatta di tante allegrie. Forza, suonate e scendete e venite qui con noi. Poi, qui, prima di arrivare al sindaco per il gran finale, devo parlare anche di una famosa dualità, mentre scende il nostro gruppo folk, e poi parliamo di Altavilla in conclusione col sindaco. La dualità riguarda i due direttori, venite qui, ci sono due bande, è un discorso a doppia banda, chi è del mestiere lo conosce questa terminologia. Il nostro maestro Di Vernieri, vero, e il maestro Bavoso, che sono i direttori d'orchestra delle due bande. Da sempre è così, ad Altavilla ci sono due bande. Purtroppo, prima della guerra e dopo la guerra ci sono sempre due bande. Ecco, ma non avete mai pensato di unificare una volta per tutte queste due bande, no? Sono quelle cose che restano poi... Non c'è proprio voglia, è vero? No, c'è un tentativo. C'è un tentativo. Grazie anche all'amministrazione comunale. State cercando? Sì, c'è la scuola civica di musica, intitolata Piero Chiara. Ma è un espediente per... No, ma è importante perché partecipano tutte e due le associazioni come insegnanti. È il primo paese con due bande, una caratteristica veramente particolare. Allora io vorrei fare un tentativo storico, in esclusiva per Paesia, me lo dovete promettere. Adesso ci fate un pezzo tutte e due insieme, va bene? Lo possiamo fare? Allora facciamo così, un mixer molto strano, amici cari, siete bravissimi, cercate di formare il girotondo, mentre invece parte la banda. Prego direttori, per la prima volta nella storia, due bande, due direttori, un unico pezzo, è straordinario, qui ad Altavilla Silentina. E mentre loro suonano, sindaco, cerchiamo un momento di parlare insieme alla sua famiglia. Questo è bello anche, aggregazione ancora di più, perché significa che c'è la possibilità di avere tutti insieme di questo paese che ci ha ospitato così cordialmente, e noi vi ringraziamo per questo. Allora, Altavilla, perché ritornarci? Siamo noi innanzitutto a ringraziare voi anche per la cortesia e per il modo in cui avete condotto, per la pazienza, per le caratteristiche che poi vi fanno professionisti veri. Ritornare ad Altavilla perché ci sono ancora tante cose da vedere. Noi in qualche modo abbiamo cercato di mostrare alcune cose. E venite a trovarci, perché ci troverete disponibili, perché troverete la nostra cordialità e perché porteremo a conoscervi ancora tante cose da vedere. Ecco, grazie. Mentre stiamo organizzando il girotondo è ritornato Guido Carione con noi. A te la linea per un saluto finale anche a te. Sì, io intanto cercavo anche Giancarlo Peduto, dov'è, per fare un saluto. Oh, allora io devo ringraziare questo signore, perché veramente oggi ci ha dato una mano straordinaria nell'organizzazione della trasmissione. Allora, io devo dire che ad Altavilla Silentina siamo stati benissimo, vi ringraziamo per l'accoglienza. Grazie. E invitiamo tutti i telespettatori a ritornare in questo splendido luogo, in questo splendido posto, dove l'ospitalità non manca. Un applauso e grazie, alla prossima puntata. E allora, evento eccezionale, girate in questa direzione, per la prima volta nella storia di Paesia le due bande suonano insieme e c'è il girotondo che aggrega tutto, girotondo che è un fatto solo aggregante, e diffidiamo dalle imitazioni di girotondi che non hanno assolutamente questa popolarità, questa festosità, ma sono speculazioni di un girotondo. Alla prossima puntata da Altavilla Silentina. Thank you.